Eccoci nuovamente insieme, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il filo diretto, con voi telespettatori, mezz'ora a nostra disposizione per parlare degli argomenti del giorno. Io mi chiamo De Vinci e vi accompagnerò appunto in questa mezz'ora. Commenteremo insieme quelli che sono gli argomenti che più vi interessano. Vi ricordo che per partecipare il numero telefonico che dovete utilizzare è lo 0131 23 10 92. Numero telefonico che vi permette di intervenire in diretta e di raccontare con la vostra viva voce, col vostro tono, quello che insomma vi interessa di più, quello che volete segnalare. Stamattina un po' di telefonate sono arrivate anche in redazione di persone che avrebbero voluto parlare di diverse cose. Naturalmente noi preferiamo sentire il vostro racconto in diretta e non filtrarlo attraverso il nostro di racconto. Comprendiamo naturalmente anche la timidezza di qualcuno che evidentemente preferisce, no, raccontare in privato la cosa, renderla pubblica ma raccontarla in privato e non, o magari per un eccesso di timidezza non riesce a telefonare in diretta. Sappiamo delle grandi polemiche, mi arrivano anche messaggi, fotografie su tutto quello che succede per quanto riguarda i lavori, per esempio nel laghetto che c'è al Cristo che doveva essere pulito, che adesso è stato migliorato. Cristo d'Alessandria, la zona Cristo d'Alessandria, che è stato migliorato, però nonostante tutto l'acqua di questo laghetto rimane di un colore veramente preoccupante, marrone, perché non è stato proprio ripulito nella vasca, nella zona che lo contiene. Però sono tutte questioni abbastanza locali, interessanti, importanti, che però richiedono un minimo di tempo di intervento. Noi aspettiamo che l'intervento sia finito, poi naturalmente renderemo anche conto e porteremo anche le immagini di queste zone che diciamo, normalmente vengono portate all'attenzione generale da chi telefona, come posso dire, quelle piazze dove la raccolta dei rifiuti avviene in metà piazza e non nell'altra, ma crediamo che siano quasi sempre esclusivamente dei disservizi localizzati, cioè una questione tecnica, temporanea, succede anche a noi di avere sempre dei problemi, no? In tutte le nostre attività. E questo possiamo pensare che avvenga anche in città o in ambienti molto vasti, come è per esempio tutta la provincia di Alessandria. Passiamo alla prima telefonata. Pronto? Buongiorno Dede, mi chiamo Salvatore, chiamo da Alessandria. Buongiorno, Salvatore. Senta, allora io volevo un attimino parlare con lei di questa situazione SUPR in Italia, Roma, Sicilia, Rimini, di questa situazione in genere. L'ultimo caso è quello della dottoressa. Allora io sono stato per circa 10 anni, 10 anni abbondanti anzi, soccorritore presso il 118 di Alessandria. All'epoca io facevo tutto, facevo cittadinista, guidavo le ambulanze e facevo anche autista di guardia medica durante quel periodo, perché c'erano gli autisti, le guardie mediche avevano gli autisti. Sì. Questo permetteva al dottore, che molte volte era anche donna, di avere anche quella persona di fianco che potesse, come dire, offrire protezione anche nel caso in cui si recasse in qualche abitazione. Come si dice, a volte anche in luoghi poco sicuri, era di conforto per una dottoressa sapere che ci fosse la persona accanto a lei che potesse anche difenderla o proteggerla. Il fatto di Catania oggi non mi sorprende per niente, perché con i tagli gli autisti non esistono più, sono loro da soli che devono prendere la vettura dell'ASL e recarsi in varie località. Lei capisce che andarci di notte in posti poco raccomandati, non deve essere molto bello. Poi succedono questi fatti. Non mi sorprende se in Alessandria la nostra guardia medica, quella che noi abbiamo in città, anche lì è situata in un locale poco sicuro dal mio punto di vista. Io ci sono stato una volta, ho visto i locali e non vedo come una persona possa difendersi da un attacco in un locale così poco sicuro. Mi ricordo, dov'è che è? In Via Plana, in Via Savonarola, qualcosa del genere, no? La Ma guardia so, è medica. comunque Sì. Sì, una parallela di Via Dante, di Via di Dante. Via Dante, insomma, Esatto, io ci una sono stato una delle volta.
trasversali di via Mazzini, se non sbaglio. Esatto. Sono stato anch'io e mi ricordo l'esperienza. È un locale poco sicuro, si capisce, sin da subito. Lei capisce, lei prova a immaginare una dottoressa, una donna da sola, lì entra chiunque, Che è esattamente la stessa situazione che ho trovato anch'io. Tra l'altro aveva dei cartelli appesi all'inizio che diceva: attenzione, non diamo medicine che siano, non so, psicofarmaci o cose di questo genere, perché naturalmente lì c'era la coda di notte di quelli che volevano, che avevano la crisi di astinenza da eventuali sostanze stupefacenti e volevano andare lì naturalmente a prendere qualcosa di similare come uno psicofarmaco o qualcosa del genere. Allora c'era scritto grosso, ma dentro c'era una dottoressa molto carina, molto gentile, e in effetti anch'io ho avuto questa sensazione che sta raccontando lei. Ecco, e io quando ero autista noi scendevamo sempre con i dottori e in alcuni casi entravamo nelle abitazioni quando il dottore lo richiedeva, perché magari l'abitazione era poco frequentata, poco frequentabile, o il luogo era sembrava magari un po' pericoloso, magari la zona o quant'altro. Adesso con questa cosa dei tagli si riduce tutto al si fa una persona sola deve fare lavoro di altri, quindi niente più autisti, meno forze dell'ordine, meno controlli, e succedono questi fatti. Lei capisce che anche in Alessandria siamo ancora oggi lì a chiederci, piazzale Berlinguer, illuminazione sì, illuminazione no, che basterebbe andarci una volta sola all'uscita di queste donne, nostre donne, che lavorano 12 ore al giorno, per capire che noi non le mettiamo in sicurezza queste persone. Poi succedono i fatti, ma di cosa parliamo? Siamo noi per primi, non siamo in grado di capire che queste nostre donne non sono messe in sicurezza dallo Stato italiano. Poi i tagli devono essere fatti a Roma, non sulla pelle delle persone, sulla pelle degli italiani. Non, questo non lo vogliamo capire, e dopo ci stupiamo di questi stupri, di queste cose orribili che non dovrebbero succedere. Rimini, la prostituta nel Lazio, il caso della Sicilia, sono tutte cose che noi stiamo provocando noi stessi con i nostri, con i tagli che Roma impone. E io di questo sono abbastanza disgustato, perché non stiamo difendendo le nostre donne nel nostro paese, lo Stato non le sta difendendo, Alessandra non le sta difendendo tenendo spento quel cavolo di piazzale, e a me di questo mi dispiace molto. Grazie a lei per l'illustrazione, diciamo, l'ampia, diciamo, spiegazione del suo punto di vista su questo, che è un argomento che viene trattato anche oggi in prima pagina con un commento, diciamo, un virtuosismo giornalistico che c'è in prima pagina su un giornale nazionale, che fa appunto riferimento al fatto che noi oggi ci accorgiamo che ci sono violenze sulle donne, che però sono poi in fondo un po' meno nel numero di quelle dell'anno passato, che noi oggi ci accorgiamo di tutta una serie di problemi eventuali intorno alle vicende di immigrazione, di violenze varie, eccetera, eccetera. Però dice, siamo piazzati forse o esattamente come l'anno scorso o addirittura meglio. Ciò non toglie però dal mio punto di vista il fatto che alcune cose sono state talmente clamorose, come la violenza su una guardia medica, che non credo sia avvenuta l'anno scorso, quindi non è paragonabile, non ce n'è stata un altro l'anno scorso, se non sbaglio, o 2 anni fa o 3 anni fa. C'è stata quest'anno, e questo ha aiutato a portare all'attenzione di tutti, come diceva il telespettatore, di un problema che c'è, che esiste, che è quello di coloro che lavorano di notte in zone pericolose o in situazioni pericolose. Poi pensate che una volta parlavo con un tassista, gli ho chiesto: ma perché non vi trovo alla stazione di notte? E mi ha detto: ma sei matto? Vuoi mica che stiamo alla stazione con l'ambiente che c'è alla stazione? Noi ci parcheggiamo da un'altra parte. Come? Però il cittadino che deve andare, magari la ragazza che deve andare a prendere taxi di notte, poi si trova davanti alla stazione di Alessandria, che normalmente di notte non è frequentata bene, o almeno non era, non so le ultime evoluzioni, dopo le ultime retate, se è migliorata. So soltanto che i supermercati intorno, le zone intorno, adesso anche già al pomeriggio hanno messo delle guardie notturne
cioè delle guardie che sembrano più guardie notturne di quelle dei club, sapete, di quelli che fanno paura, no? Perché ci si sta attrezzando anche privatamente contro queste cose. Continuiamo tra un attimo, non facciamo aspettare troppo le telefonate. Pronto? Signor Vinci, buongiorno. Buongiorno. Volevo spiegare riguardo alla violenza sulle donne, sì, che possiamo parlare non solo giornalmente ma anche annualmente, sì, che per spaventare e che cessi questa carneficina, diciamo, tra marito e moglie o moglie e marito o marito e figli, c'è solo un'arma che può, diciamo così, frenare un po' quest'impeto che sussiste negli uomini nei confronti del sesso più debole: a avvisarli che quello che commettono viene poi adoperato su di lui. Cioè, ha ragione. Hai da bisticciare, ma non arrivare mai a uccidere un'altra persona, perché ti aspetterebbe anche te la sua stessa fine. Buona giornata. Grazie, signori. grazie, buona giornata. Sicuramente il numero di omicidi, il numero di violenze che ci sono in questo periodo, soprattutto quanto sono evidenti e clamorosi alcuni casi, portano all'attenzione, no, degli italiani, questo problema. Poi è vero, ci dicono che a Roma ci sono più poliziotti a momenti che non a New York, ma comunque in altre grandi città, però poi a Roma vengono utilizzati a fare, che so io, le guardie o la scorta per i politici, o devono stare all'interno. In realtà ci andrebbero forse un utilizzo migliore delle forze, soprattutto in alcune zone. È inutile che poi diciamo, come ho letto quest'oggi, che i parchi devono essere controllati dai vigili, ma i vigili poi a una certa ora, il corpo di polizia municipale a una certa ora deve andare a casa perché non è pagato a sufficienza per fare 24 ore su 24, o possono farlo solo in un numero molto basso. Ci lamentiamo del poco controllo del territorio, ma intanto investiamo poco o addirittura tagliamo le spese sulle forze, dell'ordine, sulla sicurezza. Dovremmo forse invece proprio oggi investire di più. Ieri sera ho visto un programma Porta a Porta dove c'era ospite Salvini che diceva giustamente basta, cioè come diceva il telespettatore, dovrebbero sapere che cosa succederà a loro dopo, quando faranno un tipo di reato, quando metteranno in corso un certo tipo di violenza. Alcune volte si tratta di malati, di persone che hanno una malattia, e allora, come diceva, io sono d'accordo su questo, non me ne voglia chi invece è eccessivamente garantista o che so io, però se uno è malato deve essere curato, quindi se uno ha dei problemi nel cervello di tipo sessuale, di tipo che so io, di violenza o di raptus di questo genere, è malato e quindi deve essere curato, per cui una specie, non dico di castrazione chimica, ma qualcosa del genere bisogna trovarla, bisogna definitivamente trovarla, anche perché normalmente chi ha avuto questi raptus e chi aveva già avuto precedenti, no? Chi ha messo in atto forme di violenza, normalmente aveva sempre avuto dei precedenti, per cui era conosciuto, no? In questa sua malattia, in questa sua deviazione, diciamo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove ci chiama? Sì, da Alessandria, buongiorno. Prego, buongiorno. Senti, io volevo parlare di un argomento che mi ha toccato di persona l'altro giorno, sì, e cioè il furto della bicicletta. Cioè? Che sembra così sicuramente un argomento meno importante del precedente, ma per noi è stato un fulmine a ciel sereno. Perché in pieno centro, quindi tengo presente, in pieno centro città, diciamo tra via Milano e via Migliara, ci ha rubato la bicicletta nuova con lucchetto, chiuso, eccetera.
E andando a fare denuncia abbiamo scoperto che praticamente c'è gente che ha già perso così una, due, tre biciclette in centro, sotto gli occhi di tutti in pieno giorno. Ora noi ci chiediamo, ci sono telecamere dappertutto ma non ci sono mai, cioè no, non ci sono comunque dove servono. E poi mi chiedo gli interventi comunque dei vigili, dei carabinieri, della polizia, dove arrivano. Perché non è concepibile comunque tutto questo. Cioè, noi non abbiamo il diritto di comprare una bicicletta, andare in giro, legarla e ritrovarla. Ha ragione. Le dico la mia esperienza personale, grazie per il contributo e per la telefonata innanzitutto. Le dico la mia esperienza personale, a me hanno rubato due bici nel cortile, ne ho presa una terza e me la porto su al quarto piano, però ovviamente per fortuna l'ascensore è abbastanza grande, la porto su al quarto piano. Però il fatto che io non possa sentirmi libero di utilizzarlo tutte le volte che voglio, il mezzo, diciamo, perché tra l'altro è molto carino, è una cosa ecologicamente valida, aiuta nel movimento, nello sport, nella salute, eccetera, eccetera, ma il fatto che di caricarla, scaricarla, portarla al quarto piano non mi aiuta psicologicamente, non posso fare, e allora maledico tutte le volte quello che mi ha rubato quelle due biciclette contemporaneamente che avevo incatenato perfettamente nella griglia, no? Nel cortile, chiuso all'interno del mio condominio. Questa cosa è successa a un sacco di gente e allora oggi mi rendo conto che quelli che girano in bicicletta adesso non voglio dire una cosa, però non sono, la maggior parte non mi sembra che abbia il look dell'alessandrino o dell'italiano. E allora mi chiedo, ma come fanno innanzitutto ad avere tutte queste biciclette, molte volte biciclette molto belle, no? E allo stesso tempo essere così tranquillamente liberi di girare mentre noi siamo tutti terrorizzati dal fatto che la bici ci venga rubata, ci venga rubata. L'altro aspetto però è anche questo, che il controllo del territorio richiede una presenza, no, del personale. Ma se i vigili sono sotto organico da tanti anni, se abbiamo parlato, fatto molti servizi, anche nella nostra emittente, dove si lamentava appunto la mancanza di organico, la mancanza insomma di un numero sufficiente come è stabilito dalla legge, come è previsto dalla legge in proporzione al numero di abitanti, devono esserci 100 e 80 vigili per dire, noi in questo momento ne abbiamo 85. Il corpo di polizia municipale è fatto da la metà circa del numero che invece era previsto. Allora dovremmo investire di più, no? Dovremmo investire di più e dovremmo tutte queste tasse, queste cose che sono state purtroppo alzate al massimo, sono servite per pagare un certo tipo di debito, devono comunque avere una sorta di utilizzo, nell'utilizzo una sorta di priorità. Io ho visto le feste che ci sono state ultimamente dove c'erano carabinieri, polizia, c'era di tutto, c'erano molti componenti del corpo di polizia municipale, ma soprattutto si è dovuto ricorrere anche alla protezione civile per garantire la sicurezza, per chiudere gli spazi, sapete, dopo gli ultimi episodi di terrorismo. Allora dico, meno male che ci sono quelli della protezione civile, meno male che ci sono i volontari, meno male che in quel momento, proprio per gli ordini nazionali, le direttive di governo che sono arrivate, possono essere impiegati diciamo molti dipendenti, no? Delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, al controllo di determinate feste. Il problema è che il controllo non deve essere solo nelle feste, deve esserci anche nelle sere qualunque, e non solo il controllo del traffico, diciamo, ma il controllo di certe zone. Avete sentito tutte le polemiche sul fatto che a Roma ci sono zone dove non entra più nessuno, che sono controllate esclusivamente da un certo tipo di, no, gente.
se così vogliamo definirla, così come a Torino, così come nei parchi, nelle zone. Purtroppo è un problema che esiste, abbiamo letto, esisteva in moltissime grandi città del mondo che poi attraverso l'esperienza hanno dovuto attrezzarsi, quelli che andavano in bicicletta, le polizie che andavano in cavallo, no, adesso anche ad Alessandria abbiamo il corpo di polizia municipale che va con delle bici particolari, che ha fatto dei corsi particolari, però insomma vorremmo questa cosa ancora più estesa. Poi c'è l'altro aspetto delle telecamere che abbiamo già affrontato più volte. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una considerazione riguardo appunto all'argomento che stavate parlando ora. Allora, davanti all'ospedale capita tantissime volte di trovarsi comunque questi extracomunitari che sono parecchio invadenti. Lei, come diceva giustamente prima, è vero, non ci sono agenti di polizia municipali in modo da garantire una tutela per il cittadino, però abbiamo tantissimi, adesso non so se sono agenti o come si chiamano, gli ausiliari del traffico, potrebbero anche loro però allontanare persone quando vanno a dar fastidio o comunque a guardare se rubano biciclette o meno. Niente. La segnalazione probabilmente possono farlo, ma intervenire non credo, perché lì bisogna avere una specie di autorità che probabilmente gli ausiliari non hanno, no? Gli ausiliari Ok, possono però non è fare. nemmeno giusto, non è nemmeno giusto mettere delle pattuglie di polizia o carabinieri a controllare che queste persone non diano fastidio e toglierle dal loro impiego giornaliero. Sì. Guardi, questa cosa qui che lei sta dicendo, può essere risolta, secondo me, solo con l'utilizzo della tecnologia. Cioè, a livello, non dico di prevenzione, ma a livello di controllo del territorio bisognerebbe investire molto in telecamere che permettono a pochi uomini di controllare attraverso i monitor molti territori e quindi chiamare poi la pattuglia, in modo da non utilizzarle come le belle statuine lì, no? Voglio dire, ha Esatto, ragione esatto. Io ad esempio so che c'è l'Associazione Nazionale Carabinieri che potrebbe fare da deterrente, come in tanti paesi intorno all'Alessandrino, li usano appunto nei mercati, funzionerebbero come gli ausiliari, fanno da deterrente e in caso di furto potrebbero avvisare le forze dell'ordine. Certo, questo sì, assolutamente. Anzi, le associazioni anche dei pensionati, dei carabinieri, eccetera, eccetera, ho visto che in questi giorni hanno firmato una convenzione per aiutare, proteggere e dare maggior sicurezza nelle scuole, no? A livello Ok, di sì. volontariato. Grazie per la segnalazione, per il A suggerimento, lei. grazie, buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Una cosa è certa però, noi di questi programmi ne facciamo tanti e abbiamo in qualche modo affrontato questi argomenti più volte di sicurezza, ma forse così sentito com'è adesso il problema, forse anche grazie, o grazie a niente, forse anche dovuto al fatto che ci sono molti atti terroristici, le forze dell'ordine sono finalmente entrate nell'attenzione della gente nella giusta dimensione, cioè forse oggi ci rendiamo conto più di ieri che le forze dell'ordine non sono per reprimere, non sono lì per multarci, non sono lì, ma sono lì perché è meglio che ci siano, perché loro hanno il compito di difenderci, hanno gli strumenti, hanno il potere, hanno la nostra fiducia e sono incaricati di difenderci. E vorremmo che fosse così in maniera ancora più estesa, vorremmo tutti avere maggiori investimenti su questo. La May, che è quella che ha vinto le elezioni in Inghilterra, con un grandissimo consenso, dopo l'attentato, dopo la sua elezione, ha avuto un crollo nell'indice di gradimento degli inglesi proprio perché dopo l'attentato si è scoperto che questa signora
che naturalmente ha delle grandissime teorie, delle grandissime idee dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'organizzazione sociale, ma era stata colei che aveva tagliato proprio gli investimenti, le spese per le forze dell'ordine. E allora il suo indice di gradimento è crollato clamorosamente, perché oggi in effetti ci sono situazioni alle quali magari il cittadino non è che deve pensare costantemente, ma che quando poi si propongono all'attenzione fanno venire in mente: ma come? E perché non abbiamo investito nelle forze di polizia? Perché non le abbiamo attrezzate nella maniera giusta? Perché non abbiamo dato quello strumento? Perché non condanniamo quello che è stato catturato dalla forza di polizia, che invece all'indomani se lo ritrovano seduto al bar anche sorridente? E perché dobbiamo intervenire noi, o deve intervenire l'ausiliario o l'autista dell'autobus o il tassista quando è testimone di una cosa, se poi la pagherà caramente come l'ha pagata quel dipendente dell'AMAG che l'altra sera in via Alessandro III, solo per dividere una coppia di stranieri che stava litigando, un uomo contro una donna, testimone naturalmente sensibilizzato da tutta questa violenza delle donne, sulle donne, è intervenuto per dire: ma cosa stai facendo? Smettila. Questo ha lasciato l'attenzione verso la donna e si è concentrato su di lui e lo ha picchiato. Allora, no, noi non siamo attrezzati per intervenire, insomma, non abbiamo la divisa, il tesserino, la pistola, l'addestramento necessario e tutto il resto. Allora, non possiamo pensare di sostituirci alle forze dell'ordine, dobbiamo invece appoggiare il fatto che si investa di più. La campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale, si è giocata moltissimo su questa questione della sicurezza. Aspettiamo che vengano presi provvedimenti che aumentino i numeri dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, che venga utilizzata la forza pubblica in una maniera, diciamo, migliore, ma non solo ad Alessandria, io intendo anche sul territorio nazionale. Non è un caso che ieri sera, no, le trasmissioni nazionali si occupassero proprio di questo, e che quasi tutte le trasmissioni televisive che vediamo in questo periodo, di quasi tutte le reti locali e nazionali, hanno in primo piano questo problema, gli incidenti che succedono nelle discoteche, le violenze che succedono per strada, le violenze adesso anche negli uffici delle guardie mediche, no? Quelli che vendono la benzina negli altri paesi, negli Stati Uniti, perché lavorano di notte, sono circondati da una vera e propria, come si può dire, una specie di grata di metallo quasi impossibile da superare. Non vogliamo una guardia medica che sia controllata da un metallo, e non vogliamo che succedano determinate cose. Siamo arrivati al termine, amico, che dobbiamo tagliare. Grazie per l'attenzione e buona giornata, ci vediamo nei prossimi giorni.